disegnare le linee curve, o in altre parole, come passare dai rigori del Rinascimento alla linea contorta di ciò che un giorno verrà chiamato il Barocco. Beh, buongiorno, sono molto impressionato. Porca miseria. Io vengo a fare lezione qua d'ora in poi. Non riesco ad avere un pubblico del genere all'università. Però teneremo comunque il ritmo universitario, che le lezioni adesso sono di 4 ore, no? Ma io non le faccio di 4 ore, perché nessuno regge 4 ore. Il tema da affrontare è un tema abbastanza intrigante, che è questa parola vastissima del barocco. Ora, ci sono delle categorie della storia dell'arte che noi applichiamo a posteriori, nel senso che le persone che le hanno vissute non lo sapevano. È un po' come, vi ricordate Molière, quando il signor Jourdan, il bourgeois gentilhomme, il borghese gentiluomo, si accorge che parla in prosa, non lo sapeva che parlasse in prosa. E dico, ma io parlo in prosa, lo sapevo, ma è una bella notizia. In questo senso, chi era barocco non sapeva di essere barocco. Molti dei termini che noi usiamo nella storia dell'arte sono dei termini inventati a posteriori, cioè nessuno dei gotici sapeva che era gotico prima che Leon Battista Alberti, per parlarne male, non li chiamasse gotici, che era un po' come chiamarli crucchi, no? Dentro esiste un'arte dei crucchi, esiste quella roba che facciamo noi, che poi un giorno noi, perché loro non lo sapevano, chiameremo Rinascimento. Cioè, quindi Leon Battista Alberti ha usato una parolaccia per parlare dei tedeschi, e poi lui stesso non sapeva che stava inventando, era vittima di una nuova parolaccia, perché lui aveva sì parlato di un'idea, aveva inventato una parola, Leon Battista Alberti, lui aveva parlato di risorgenza. Ma la risorgenza per lui era un termine molto banale, lui era stato chiamato dal Papa a Roma per ripristinare gli acquedotti, e quando aveva fatto risorgere le acque degli acquedotti parlava di risorgenza, ma solo parecchi secoli dopo, cioè solo nel XIX secolo si comincia a parlare di una cosa che non è ancora neanche il Rinascimento, si comincia a parlare in Francia un po' nei circoli snob, post-napoleonici, per parlare di questa epoca interessante che è l'opposto di quella neoclassica dalla quale si vuole uscire, si comincia a parlare di Renaissance, e la parola Renaissance appare per la prima volta in un romanzetto che nessuno ha mai letto, a dire la verità, che è L'Amaro Diablo di Jacques Sand, con la signora con la pipa, quella che poi fu l'amante di Chopin, e in questo romanzetto delle prime 100 pagine 10 volte apparve la parola Renaissance. Si vede che stava andando di moda allora, nei salotti si parlava di Renaissance, e se ne parlava perché i modelli antichi piacevano, quelli, cioè quelli proprio, ciò che noi chiamiamo Rinascimento. Poi successivamente la parola fu ripresa da Burckhardt, e noi l'abbiamo storpiata perché abbiamo messo insieme Risorgimento e Renaissance, abbiamo fatto Rinascimento. Quindi abbiamo inventato una categoria a posteriori per analizzare un'epoca, esattamente come Leon Battista Alberti aveva inventato una categoria a posteriori per capire che cos'era quell'architettura del nord. Ecco, la stessa questione si pone sulla parola barocco. Il primo che usa la parola barocco è un enciclopedista francese che arriva a Roma ai primi del Settecento, si chiama Charles de Brosse, è uno dei carini, dei personaggi carini dell'epoca, arriva a Roma, vede i palazzi romani, lui viene da un mondo totalmente neoclassico, totalmente ordinato, quello che piaceva a Jean-Jacques Rousseau, e trova queste robe romane intollerabili. E torna indietro e parla di una roba barocca. Ne parla perché usa il termine che in realtà erroneamente si attribuisce alla perla barocca, cioè nel senso che è vero che i portoghesi commerciavano le perle malfatte chiamandole barocche, ma Charles de Brosse non era commerciante di perle, era un uomo molto colto che si occupava di sillogistica,
E nella macchina complessiva dei sillogismi, voi siete tutti esperti di sillogismi, quindi non vado avanti con la questione, voi sapete che i sillogismi si definiscono in base a maggiore, minore, negativa o positiva, e ognuna delle categorie ha un collegamento ad una vocale, per cui esiste, non lo so, il sillogismo più normale è quello in AAA, che si chiama Barbara, e si arriva dai sillogismi di ogni genere dove si declina A e I in base a quelle simpatiche bizzarrie della filosofia scolastica. Il sillogismo in contraddizione totale, perché sono minori e minori negative l'una sull'altra, quindi genera alla fine un pensiero che non sta in piedi, è O-O-O, e da lì viene la parola A-O-O, e viene la parola barocco, no? La parola barocco poi servì a definire appunto la perla contorta, ed è quella che riprende Charles de Brosse quando arriva a Roma, e Roma non gli piace, perché non è neoclassica. Questo termine noi lo applichiamo a posteriori, e tentiamo di usarlo per capire un'epoca che invece è molto più complessa e sulla quale, se questa conferenza dovesse essere, come mi hanno chiesto, una conferenza su Bernini e Borromini, in realtà va molto al di là di Bernini e Borromini, perché potrebbe comprendere un'epoca abbastanza... Tentiamo di dargli una data di inizio e di fine. Io li metterei come data di inizio la conclusione del Concilio di Trento e come data apicale l'assunzione del trono definitivo da parte di Luigi XIV. Andiamo dal 1565 al 1666, proprio una fetta di 100 anni di storia. Perché prendo il punto terminale Luigi XIV? Perché Luigi XIV è un prodotto italiano, i francesi non lo sanno, ma è stato fabbricato in Italia. Io ho il diritto di dirlo, in quanto sono anche di nazionalità francese, quando lo dico in Francia mi guardano male. Alcuni pensano che anche la piccola decorazione che porto della République mi vada tolta, però non di meno così stanno le cose, perché la faccenda è molto strana, cioè Luigi XIV è un prodotto misto fra i desideri politici del cardinale di Richelieu e questo genio della politica, uno dei più grandi dritoni della storia della politica, che è Mazzarino. Per Mazzarino ho una simpatia personale assoluta, perché è il simbolo dell'avventuriero totale, cioè un signore che nasce Mr. Nobody, cioè senza origini nobiliari, che riesce ad entrare nella grande corte barocca di Roma, fa carriera nella corte barocca di Roma e diventa il diplomatico dei diplomatici, quello che riesce a frenare lo scontro degli eserciti di Francia comandati da Richelieu con quelli dell'impero, tirando questa famosa bandierina bianca che lui corre a cavallo fra, a 28 anni, fra gli eserciti prima che si scontrino, e riesce a fare il grande accordo. Questo grande accordo lo porta in Francia e succede un fatto curiosissimo, che Anna d'Austria, moglie di Luigi XIII, sono sposati da 23 anni, Luigi XIII è molto più interessato ai soldati che alle femmine nell'insieme, e infatti per 23 anni fa fatica a far nascere un erede. Anna d'Austria incontra Mazzarino e 9 mesi dopo nasce Luigi XIV. Di più non si può dire, però innegabilmente, se guardate il ritratto di Luigi XIII, un po' mingherlino, secco, è anche un po' così isterico, e guardate Luigi XIV panzone col nasone, sembra più genovese siciliano che parigino, cioè è un dubbio che rimane aperto ed è molto importante. Ma in questo spostamento probabilmente di cromosomi avviene anche uno spostamento molto più importante: Luigi XIV è il primo vero monarca barocco d'Europa, cioè il primo per il quale la celebrazione estetica, la pompa, la declamazione sono importanti esattamente quanto la funzione politica. E questo non solo quando assume il regno, ma addirittura prima, quando a 14 anni, sempre Mazzarino, che si è portato dall'Italia un gruppo di teatranti e di scenografi abilissimi che convincono Parigi addirittura ad amare un po' quest'Italia, poi ci sarà una rissa fra i nonni, gli anti-italiani filo-italiani,
quando lui prende il giovanotto 14enne e gli fa fare questo grande ballo, perché lui gli insegna le cose vere della vita, cioè gli insegna la danza, gli insegna a montare a cavallo, gli insegna il gioco delle arti, cioè gli insegna quella roba lì che è la cultura barocca. È fondamentale questa definizione di XIV, perché ci permette poi, girando il cannocchiale indietro, di tentare di capire come nasce questa cultura diversa. Luigi XIV è il prodotto della celebrazione, è il prodotto del teatro, è il prodotto della musica, è il prodotto della sommatoria delle arti e non della letteratura, cosa fondamentale. Donna più peso alla letteratura, poi lui la sosterrà per altri versi, perché i francesi hanno la mania del teatro, la mania della letteratura, ma Luigi XIV è un prodotto di una cosa ben diversa, che è la sommatoria delle arti. Siamo nel 1666. Allora facciamo un salto indietro di 100 anni, 1565. 1565 si conclude il Concilio di Trento. E si conclude il Concilio di Trento con due grandi esecutori teorici del Concilio di Trento, che sono uno il Cardinale di Milano, Carlo Borromeo, e l'altro il suo socio molto diverso, che è Gabriele Paleotti a Bologna. Si conclude in che modo? In fondo, in quell'anno lì, muore Papa Medici Marignano, e Papa Medici Marignano ha un nipote che è Borromeo. E tutti pensano che Borromeo diventerà Papa, cioè negli accordi, soprattutto dei che allora, nella tensione fra un partito che continuerà attraverso tutto il periodo barocco, nella tensione fra i partiti filo francesi e i partiti filo spagnoli, si lascia passare questa ipotesi di un Papa in realtà tendenzialmente filo spagnolo, perché è legato alla Milano cinquecentesca che è sotto la Spagna, e tutti pensano che sarà Papa Carlo Borromeo. Carlo Borromeo fa una conferenza stampa a reti televisive unificate, dice no, io voglio tornare a fare cardinale a Milano, voglio fare vescovo di Milano, ho un altro progetto, e anzi vi indico la persona adatta a prendere il mio posto, che è un domenicano bravissimo, Ghislieri sarà poi quello che fa, metterà in riga tutti, cioè uno che scherza pochissimo, che continua il percorso già iniziato con Caraffa, che è con Papa Caraffa, che è quello famoso che fece mettere a Daniele da Volterra le mutande al giudizio universale di Michelangelo. Cioè inizia una ipotesi di tipo repressivo, detto così fra virgolette, che attribuisce al Concilio di Trento una funzione repressiva. Ora, io sono un grande difensore del Concilio di Trento, perché mi sono spesso chiesto per quale motivo l'Italia, in un'Europa che dal 500 fino alla Seconda Guerra Mondiale è stata costantemente dilaniata da guerre, da conflitti, da drammi, pensate a cosa è stata la guerra dei 30 anni per la Germania all'inizio del 600, cioè quando passò da 24 milioni a 4 milioni di abitanti, cioè una tragedia rispetto alla quale la Seconda Guerra Mondiale e la Shoah sembrano addirittura dei fatti leggeri. Pensate cos'è stata la guerra della Germania, pensate cos'è stato tutto il conflitto fra la Francia e Spagna e Paesi Bassi attraverso tutto il 600, poi a tutta la conflittualità successiva del 700, ci si Barry Lyndon insedia, cioè ci si ammazzava ogni quarto d'ora. L'Italia rimane un paese sostanzialmente indenne dalla conflittualità europea. In realtà in Italia dal Concilio di Trento, se si escludono i meccanismi minimi rivoluzionari e unitari, ma che sono stati abbastanza leggeri, l'Italia non ha conosciuto le guerre. La vera guerra che è tornata è stata poi nel 1945, e è uno dei motivi per i quali, tra l'altro, noi possediamo questo patrimonio
storico incredibile, lo possediamo non perché abbiamo fatto molto di più degli altri, abbiamo fatto anche di più, abbiamo conservato un po' di più, ma soprattutto abbiamo distrutto molto meno degli altri. Cioè l'Italia si è conservata per un accordo, per una sorta di incredibile patto sociale, che è il patto sociale del Concilio di Trento. Contro tutti quelli che reputano il Concilio di Trento un momento di posizionamento conservatore della Chiesa, io ho sempre considerato il Concilio di Trento come il momento in cui l'Italia moderna si fonda. È il momento nel quale tutto deve andare d'accordo con tutto, il vescovo non deve litigare col prevosto, il prevosto non deve litigare col conte, il conte non deve litigare con la serva, e se il vescovo ha una perpetua, che la perpetua abbia almeno 40 anni, sicché se succede quello che succede di solito fra il prevosto e la perpetua, non abbia più possibilità di figliare, perché si reputava che dopo i 40 anni non si figliasse più. Cioè una sorta di... l'Italia diventa democristiana con il, in realtà, col Concilio di Trento, e diventa ciò che è ancora oggi, cioè ancora intimamente. Cioè il Concilio di Trento guarda la letteratura con diffidenza, guarda il mondo intellettuale con distanza, perché è roba pericolosa. E perché lo guarda in modo pericoloso? Ovviamente il Concilio di Trento nasce contro la riforma. Ora, se c'è una cattiveria che apparentemente Lutero ha commesso, è quello di obbligare ogni famiglia tedesca a saper leggere e scrivere per leggere i testi sacri, e si capisce che quello è un crimine contro l'equilibrio sociale. Quindi da noi si opterà per un'altra strada: per favore non leggete. E devo dire che gli italiani seguono questa strada ancora oggi, onestamente non hanno, lo fanno con convinzione. In cambio, guardate la televisione. Cioè, anche questo lo facciamo ancora adesso. Cioè, in cambio, se la letteratura è pericolosa, invece convincere, generare questo accordo trasversale attraverso l'uso misto delle arti diventa importantissimo. Con la lezione della Controriforma si formano proprio due culture opposte in Europa: quella del Nord, quella protestante, e poi quella calvinista, che si opporrà al culto delle immagini, anzi li butta via. Io ho portato mio figlio l'anno scorso, non dovrei parlare di fatti personali, però è divertente, ho portato mio figlio a vedere il tempio protestante di casa mia a Mulhouse. È rimasto molto affascinato, perché è una chiesa gotica straordinaria, totalmente svuotata. E se ancora del politico rimane solo la struttura linea, e i quadri sono scomparsi da mezzo millennio. Si formano due culture diverse. La cultura italiana sarà da quel momento in poi una cultura dell'immagine, ma all'interno della cultura dell'immagine sarà una cultura anti-intellettuale, questo è importante. Cioè se il Rinascimento fino alla metà del Cinquecento è un percorso dove gioca un ruolo centrale l'intellettuale, anzi, se il Rinascimento passa attraverso due fasi, grosso modo, una prima nella quale l'artista è un super artigiano, come ben spiega Hauser, e è uno a servizio degli intellettuali, perché a Firenze poi comandano gli umanisti. La generazione che formerà il grande Rinascimento, cioè quelle, le tartarughe ninja, Michelangelo, Leonardo, così via, le tartarughe ninja, quelli che fanno il grande Rinascimento sono, a differenza di quelli di prima, ragazzi di buona famiglia. Michelangelo nasce figlio di notaio, Leonardo figlio di un amministratore della Repubblica Fiorentina, Raffaello è figlio di un artista di fama, grande intellettuale, già il babbo, no? Cioè la nuova generazione è una generazione di intellettuali. La prima metà del Cinquecento è dominata dagli artisti intellettuali, cioè la quota di citazioni non più recepite dagli umanisti ma vissute in proprio diventa un motore della creatività. Michelangelo è al contempo uno scrittore formidabile, un grande lettore ancora di Dante, poi Dante con la Controriforma scompare fino all'Ottocento, cioè la quantità di le pubblicazioni successive sono rarissime. Il mondo fino alla metà del secolo è intellettuale. Questo mondo intellettuale è pericolosissimo perché è portatore di dibattiti, è portatore di ipotesi. Michelangelo, probabilmente Nicodemico,
cioè crede, come fanno alcuni, che si possa dire pubblicamente una cosa e poi pensarne un'altra, che è tipico di Nicodemo, lo fa, e i nicodemici lo fanno, quindi sono dei protestanti possibili. L'Italia è piena di protestanti possibili, fra gli intellettuali, soprattutto nel mondo femminile, sono queste donne, cioè la famosa musa di Michelangelo, ma sono tante le donne in Italia che vanno verso un'area di emancipazione fortissima e che lasciano delle paure tremende. Il Concilio di Trento mette le cose a posto, le donne vanno in cucina, le perpetuano 40 anni, il prevosto fa il prevosto, il signor Conte fa il signor Conte, e il paese ne viene fuori un po' rallentato, innegabilmente, ma contemporaneamente il paese sta tranquillo e dobbiamo a quella sorta di patto sociale la tranquillità che sta alle nostre spalle e forse anche la qualità della nostra gastronomia. Quindi guardiamo il Concilio di Trento con un'attenzione particolare. Il Concilio di Trento avrà due grandi esecutori teorici, appunto, dicevo, uno è Carlo Borromeo e l'altro è Paleotti a Bologna. Sono i due teorici che trasferiscono i dettami della vita quotidiana. Borromeo va un po' giù pesante, va giù pesante, infatti dice qui non si scherza più, chiude le forniture ai teatri, comincia un po' a proibire anche certe feste, blocca questi poveri umiliati che guadagnavano un fracco di soldi, erano quelli che stavano in quello che diventerà poi Brera, questi umiliati guadagnavano un fracco di soldi vendendo i vestiti ai teatranti, a tal punto che uno degli umiliati gli spara anche un colpo di archibugio, lo manca, prova della santità del cardinale, infatti lo impiccano, quello lì che ha sbagliato a sparare. Non è stato impiccato perché ha sbagliato il colpo, ma perché sparò. Si forma una ipotesi nuova in Italia, che è quella del come inventare una grande cultura popolare. Per la prima volta, rispetto al lungo percorso intellettuale che dagli albori del 400, anzi dalla fine del 300, aveva posto la cultura in mano a una elite, si inventa una ipotesi alternativa. Questa ipotesi alternativa avrà una serie di conseguenze abbastanza facilmente comprensibili, cioè da quel momento in poi la distinzione fra arti maggiori e arti minori scompare. L'intagliatore di legno vale quanto il pittore. Il decoratore di marmi vale quanto lo scultore. Il produttore di oreficeria vale quanto il musicista. Tutto comincia ad equivalersi. E la musica deve a sua volta diventare popolare. È curioso che nel 1565, lo stesso anno nel quale si conclude il concilio e nel quale appunto Borromeo fa la sua conferenza stampa per dire vado a occuparmi dei fatti miei, nello stesso anno Amati produce il primo grande quartetto di violini definitivo, è contemporaneo. Cosa c'ha di interessante il violino? Il violino rispetto allo strumento che esisteva prima, che era la braccia, detta anche la brazza in tedesco, la viola da braccio, il violino opera una serie di mutamenti marginali che non vengono, a dire il vero, inventati da Amati, ma che si sviluppano un po' attraverso tutta l'Europa e soprattutto fra i musicisti viandanti. Sostanzialmente è uno strumento che rispetto agli altri strumenti precedenti suona 5 volte più forte. Cioè è come l'invenzione della hi-fi, no? Si trasforma uno strumento fatto per piccoli nuclei di affezionati elitaristi in uno strumento di piazza. Con il violino si comincia a ballare. L'importanza della musica diventa conseguente anche di una mutazione delle abitudini, dei gusti, e diventa strumento per un coinvolgimento maggiore.
Da quel momento in poi, quello che si chiamerà un giorno la cultura barocca comincia a svilupparsi. Cioè all'interno della celebrazione, all'interno della liturgia si mescola tutto. La veste, il vestiario, il decoro, le abitudini, la nuova liturgia, la musica. Tutto questo meccanismo comincia ad articolarsi in un'unica cosa. Quest'unica cosa avrà una sua formidabile conseguenza quando all'inizio del 600, cioè pochi anni dopo, si esegue a Mantova, nella corte di Mantova, la prima che chiameremo opere della cultura nuova. Mi piace sempre ricordare che quando noi usiamo la parola opera, pensiamo spesso al lavoro, a uno che suda, invece l'opera potrebbe anche essere un'altra cosa, potrebbe essere considerata come il plurale di opus latino. In realtà l'opera è il plurale di opus latino. L'opera è la sommatoria di una serie di esperienze che vanno da quella musicale a quella recitativa, vanno dal testo al decoro, dal decoro ai vestiti, dai vestiti alla scena. E questo mondo dell'opera diventerà in un qualche modo portatore di una visione completamente innovativa nella quale diventeranno protagonisti assoluti Bibbiena. Bibbiena cambiano il modo di far teatro, cambiano il modo di fare scena e hanno una curiosa invenzione. Inventano quella roba che poi vedrete, se andate a guardare con attenzione, anche in Scamozzi, quando fa le prime invenzioni teatrali, che sono più o meno nello stesso periodo, l'Olimpico a Vicenza, eliminano la chiave centrale del Rinascimento, che era il punto di fuga unico. Scompare il punto di fuga unico. La scena dei Bibbiena ha due punti di fuga, quella addirittura dell'Olimpico ne avrà tre, uno centrale, uno a destra e uno a sinistra. Da questa rottura della visione nasce una sorta di estetica sentita trasversale che è completamente nuova. Questa roba completamente nuova è quella che possiamo chiamare il barocco. Il barocco è il risultato di una serie di mutazioni bizzarissime. Quindi, cambio di punto di prospettiva, l'abolizione della razionalità assoluta che era alla base del concetto rinascimentale delle arti, il coinvolgimento profondo dei piccoli mestieri rispetto alle arti maggiori. Cioè, chi produce un confessionale di legno e nulla a che vedere con le arti grandi della vita del quotidiano. Chi affronta porta una testimonianza che nulla a che vedere con le arti grandi della vita del quotidiano. Chi affronta l'architettura non gioca più sui modelli antichi bizzarri, oppure teorici, oppure romani, oppure greci, ma gioca su ciò che fa l'artigiano. L'oggetto che lo vedete lì, la Santivo alla Sapienza, non ha più nulla a che vedere con le perfezioni degli equilibri di un'architettura rinascimentale. È il prodotto di una fantasia pura che è molto più legata al torciglione. È legato alla pasticceria, è un pasticcere che l'ha fatto con la panna, cioè è un fenomeno, è un prodotto gastronomico prima di essere un prodotto architettonico. Il ricciolo barocco è un ricciolo di panna. Pensate a questo personaggio formidabile che è direttamente sotto il controllo di Borromeo a Milano ed è Pellegrino Tibaldi, artista poco noto. Pellegrino Tibaldi inventa una cosa formidabile, siccome innegabilmente il Concilio di Trento porta una certa inclinazione sessuofobica, quella che farà appunto spingere Daniele da Volterra a mettere le mutande.
Ma di fronte a questa inclinazione sessuofobica, cosa succede? Come reagisce Pellegrino Tibaldi? Molto, molto facilmente. Fa i nudi di schiena. Inventa la contorsione. Inventa questa contorsione che diventa una sorta di cifra mentale e avrà un emulo assolutamente poco noto che Bocchi. Bocchi farà per i Farnese le prime sculture dove la contorsione è centrale. L'angelo di Bocchi è uno degli oggetti più moderni che possa esistere ancora per noi oggi, è del 1606, cioè prima che Bernini cominciasse a lavorare. Allora questa mutazione è intrigante. A questa mutazione intrigante si aggiunge un altro elemento bizzarro che è dovuto all'arrivo infinito di nordici a Roma, mi spiace dovervelo dire. Roma viene contaminata da un nucleo infinito di lombardi, ma peggio ancora di ticinesi. Cioè, cosa c'è di peggio? Cioè, Borromini è ticinese, ma tutto il nucleo che arriva prima, tutti i grandi artefici che verranno chiamati per, in questo momento nel quale il grande Gregorio Papa, quello che inventa il calendario moderno che noi usiamo, che è bolognese, Boncompagni, quando Boncompagni arriva a Roma, essendo bolognese, e guarda giù al Tevere e dice no, io lì non ci voglio morire, e decide di cambiare casa e fa fare il lavoro in Quirinale, sale sui Quirini. Il passaggio al Quirinale richiede una serie di interventi formidabili di tipo architettonico, che verranno seguiti poi da quel papa che tutti pensano debba morire subito perché conto nulla, Sisto V, geniale invece, che invece di morire subito tira avanti per 5-6 anni, perché lo eleggono non sapendo che prendere, prendono un francescano moribondo, dico questo qua ce lo togliamo dai piedi subito, invece lui resiste immediatamente, mette ordine subito, fa impiccare 2 o 3 ladri e continua i lavori e rifà il piano urbanistico di Roma. Allora, fra l'intervento Boncompagni d'andare in collina e il piano urbanistico di Roma si apre un enorme cantiere. Questo enorme cantiere sarà capace di recepire le mutazioni estetiche del mondo della controriforma. Comincerà a intuire che per fare inventare un mondo nuovo, il mondo antiprotestante per eccellenza, bisogna dare vita a questa commistione di estetiche dove tutto si equivale, esattamente come all'interno del corpo della Chiesa rinnovata tutti si equivalgono. Se tutti siamo uguali, l'intagliatore di marmo è bravo quanto il pittore. Ed è finita la musica rinascimentale di questi rompiscatole tremendi che erano convinti di possedere il segreto del mondo perché sapevano tutto della prospettiva. Non è vero. Cioè, teatranti hanno diritto alla prospettiva per 3 punti, gli artisti possono giocare per direzioni diverse, gli equilibri perfetti vanno dimenticati, chi è stato in grado di imparare un altro modo di essere, pensate solo a quanti nordici appunto cominciano ad arrivare. Vignola arriva ad ultimare i lavori di Palazzo Farnese e fa questo primo camminone folle che sta all'interno del palazzo, dove le regole di prima scompaiono tutte. Il grande camino, forse l'ultimo che rimane dalla stesura originaria, attribuibile in ogni suo particolare al Vignola. Questo camino è appena dell'inizio della seconda metà del Cinquecento. Contiene già una serie di caratteristiche che si ritroveranno come primi passi del barocco o come evoluzione potente del manierismo. Nasce la regola che è quella dell'esplosione espressiva. Ora, è vero che questo messaggio viene lanciato in un mondo che è assolutamente capace di recepirlo, perché se uno volesse fare un'indagine veramente seria sulla genesi del barocco, di questa parola inesistente, basterebbe che facesse un giro attento sulla mutazione della ceramica antica vascolare nel momento nel quale passa dall'essere attica all'essere prodotta in Italia. Questo ci permette intanto di avere una linea di comprensione. Si sviluppa a Roma, per effetto delle manualità nordiche,
una cultura del manufatto integrante che è in qualche modo l'antenato del design italiano. Cioè il design nasce a Roma durante il Barocco. È lì che le arti di ogni genere cominciano ad avere un valore equivalente l'una all'altra. Il Rinascimento fiorentino si era arenato nelle ultime gag del manierismo. Le eleganze da maiolica dipinta non potevano andare oltre. Si era ad un punto fermo. Il rinnovamento arriva a Roma con il vento del nord. Caravaggio, il lombardo crudo e i bolognesi caracci cotti al punto giusto. In tutte le versioni possibili, per un palazzo dove i Farnese tenevano una collezione formidabile archeologica che comprendeva il più famoso di tutti gli Ercole. Da Bologna li segue il multiforme Guido Reni. Questa storia potrebbe in fondo iniziare con il dipinto che sta dietro a me, un Davide con un testone di Golia appena mozzato. Il quadro è del 1605, data fondamentale per il cambiamento delle atmosfere, ed è un Guido Reni dove Guido Reni da dolce assume delle crudezze che si possono imparare solo a Roma e solo nella Roma dove è già passato Caravaggio. Irrompe il teatro. Sono anni dalle tinte costantemente fosche e forti, dove il sangue schizza con tale facilità che anche la donna Artemisia Gentileschi lo gestisce con una naturalezza imprevista. 1620, Gerrit van Honthorst, detto Gerardo delle Notti, un olandese che viene a guardare il teatro italiano della festa continua. Nessuno lo sa, ma forse in questa scena ci sono già Porthos, Athos e Aramis. Manca solo D'Artagnan. A questo punto l'attenzione va focalizzata su Maffeo Barberini, il quale si prepara da avvocato prima in curia e nella banca di famiglia e poi papa dal 1623, gestisce un ventennio che, come talvolta capita, lascerà grosse tracce nella cultura. Il primo che usa la parola barocco è un enciclopedista francese che arriva a Roma ai primi del Settecento, si chiama Charles de Brosse, è uno dei carini, dei personaggi carini dell'epoca, arriva a Roma, vede i palazzi romani, lui viene da un mondo totalmente neoclassico, totalmente ordinato, quello che piaceva a Jean-Jacques Rousseau, e trova queste robe romane intollerabili. E torna indietro e parla di una roba barocca. Come nasce il barocco da palazzo? Tre sono i personaggi fondamentali. Primo, Pietro da Cortona. Roma, via Giulia. Casa Sacchetti. Dove ancora sopra il camino c'è il ritratto del cardinale Giulio.
dipinta da Pietro da Cortona con quel garbo specifico di chi ancora crede alla rappresentazione toscana. Elegantemente realista e naturalmente ieratico. Nella Roma papale e cardinalizia dei primi anni del Seicento. Via Giulia potrebbe anche essere chiamata la strada dei Toscani, perché nasce con Giulio II per loro e qui viene a farsi la sua prima casa il Giuliano San Gallo. Poi la casa passa di mano in mano e arriva all'inizio del Seicento al Cardinal Sacchetti. Tutto un giro toscano, a tal punto che negli anni 30 la famiglia può chiamare qua un altro toscano, Pietro da Cortona. Papa Maffeo Barberini, Urbano VIII, sul soglio di Pietro dal 1623 per 21 anni. Filo francese, molto ricco, molto colto, interessato alle arti e alle scienze, al punto che inizialmente, ancora da cardinale, fu grande protettore di Athanasius Kirchner e di Galilei. Anche lui toscano. Terzo personaggio, Gian Lorenzo Bernini, nato a Napoli, ma attenzione, da padre toscano che gli insegna il mestiere. Lui sembra, a vedere il baldacchino che inventa per San Pietro, il prototipo del gusto contorto. Ma la cosa è ben più complessa, come racconta lo stesso Palazzo Barberini, a Roma. Il palazzo viene acquistato nel 25 dall'eredità Sforza andata in fallimento e viene immediatamente con ambizione ampliato come villa fuori porta. In questa posizione si sta delineando il carattere dell'Europa. Allora, rivista in questa dimensione, la figura di Bernini diventa molto interessante, ma lo diventa quanto lo diventa quella di Borromini. Borromini riprende tutta la serie di elementi del nord, ma li porta qui all'esaltazione totale. Quella è l'esaltazione totale. Guercino porta tutta questa esaltazione avanti in un'altra direzione ancora, che è quella della fantasia. E in fondo la cultura architettonica e quella pittorica avranno ancora davanti a loro un trentennio, un quarantennio di invenzioni fantastiche, che andranno a finire anche in un'altra, credo, in un'altra considerazione necessaria, e che quel Seicento successivo, almeno fino a metà del XVIII secolo, cioè fino alla conclusione del Rococò ultimo alla Luigi XV, e che vedrà un'Europa costantemente dilaniata, avrà sempre a Roma un luogo di equilibrio sociale e politico perfetto. Cioè questa città ha la fortuna di vivere in pace in un'Europa in costante guerra. E Sant'Enese che cos'è? È la replica della chiesa di San Sepolcro, è un modello che comincia a diffondersi nel mondo. Questo è il modello barocco. Allora, questo modello barocco diventa una dichiarazione oggettiva del mondo che ha una sua posizione. Ce n'è ancora una, attenzione, curiosamente, che viene costruita proprio in quegli anni lì, addirittura ad Amsterdam, che è la Zuiderkerk, la chiesa del sud, sarà stata per il sud perché guarda verso l'Italia, no, la Zuiderkerk è l'ultima chiesa barocca del mondo olandese. Poi si cambia registro, arriva Van Kampen, si mette ordine nelle cose e queste follie italiche della Babilonia, Roma, la Babilonia moderna, vengono cancellate e sostituite con un'estetica del rigore. È nel salone principale che Pietro da Cortona la combina grossa. Un soffitto a fresco enorme, carico di ogni enormità possibile. I
ivi comprese le tre api enormi che volano come aerei minacciosi in squadriglia. L'effetto è formidabile. È sancito un nuovo modo di vedere che è andato oltre ogni parametro manierista, perché ha digerito un secolo di storia passata. I giganti mantovani di Giulio Romano. Eleganze cinquecentesche quasi di sapore veneziano. Tripudi romani. Questa follia contamina la decorazione architettonica. Così torna in vita un espressionismo forte che per i manieristi in realtà era intollerabile. Pietro è pronto per il salto a Palazzo Pitti, dove Pietro della Cortona arriva nel 35 e ci tornerà fino al 47. A Barberini succede un papa filo spagnolo, Panfili, per 11 anni, Innocenzo X, quello che viene ritratto da Velázquez in un dipinto che ispira Francis Bacon. E poi di nuovo un filo francese, senese e avvocato, Chigi, che avendo avuto un antenato che fece i soldi con Alessandro VI Borgia, catalano e come tale non spagnolo, prende il nome di Alessandro VII. Poi, quando muore nel 1667, un altro toscano, Rospigliosi, anche lui filosofo e laureato utroque iure, ma che aveva iniziato la sua carriera proprio facendo il librettista cardinale nel Teatro dei Barberini, dinanzi a 3.500 persone. Clemente IX. In quegli anni splende unico nel teatro del mondo il Re Sole a Parigi. L'Europa dei grandi reami cattolici è ormai definitivamente sedata nel tripudio del barocco.